parlerà questa sera sul palco di Cervia alla festa della Lega in Romagna l'onorevole Lucia Borgonzoni, designata da Matteo Salvini all'incarico non facile di candidato alla presidenza della regione Emilia-Romagna nel prossimo inverno. Ma non lo so, ora vediamo, cioè io mi sento sempre pronta nel senso che siamo pronti a cambiare l'Emilia, non è sicuramente una sfida facile, sarebbe sciocco e sarebbe mentire dire che è facile, crediamo che ci siano tante cose da cambiare. Se gli emiliano romagnoli vogliono cambiarle, ce n'è tante riguardanti la sanità, noi abbiamo un mare di punti, pensiamo ai punti nascita che hanno chiuso, c'è tutta una questione legata a Bibbiano e sicuramente dei controlli che vanno fatti riguardanti gli affidi, ma non solamente gli affidi, il sistema degli assistenti sociali, questo non vuol dire colpevolizzare gli assistenti sociali, però c'è bisogno di più controlli, noi chiediamo, io nel comune di Bologna le prime domande proprio sugli affidi risalgono al 2014, per cui è perché ho avuto delle segnalazioni, non perché me le ero inventate, così anche in regione noi avevamo una serie di domande fatte prima, sicuramente c'è una questione legata al turismo, penso sia il turismo sulla nostra riviera che dovrebbe attrarre molti più turisti, funzionare molto meglio, ma anche parlando sempre dell'Appennino, noi abbiamo tutto l'Appennino che sta morendo, c'è un problema di infrastrutture, c'è un problema legato a tantissime cose che la regione comunque può fare, per cui quello che diciamo agli emiliano romagnoli è, gli piace l'Emilia Romagna così o pensano che l'Emilia Romagna possa essere una regione migliore? Io penso che possa essere una. Quindi anche se è già al top, lei pensa che si possa ancora migliorare? Io penso che la nostra regione possa dare molto di più e gli emiliani romagnoli possano avere molto di più da questa regione e possa funzionare tutto molto meglio. Noi, come ho detto, abbiamo una sanità che sicuramente era una sanità prima in Italia, è fra le prime, ma sta peggiorando, è inutile che ce lo raccontiamo in modo diverso. Noi abbiamo i soldi, faccio un esempio, Fondo Sociale Europeo per il Reinserimento Lavorativo che è stato utilizzato e viene utilizzato tantissimo per i richiedenti asilo invece che fare magari dei corsi per inserire i nostri ragazzi, le persone che hanno perso il lavoro, le fasce più deboli, i lavori che veramente c'è la richiesta. Sicuramente c'è da mettere mani su tutto quello che sono le piccole e medie aziende che sono state penalizzate dal CETA, sono state penalizzate dai dazi, per cui sicuramente ci sono tante cose da fare perché la nostra regione merita di più, la nostra regione dovrebbe essere prima su tutte le altre. Quando partirà per la campagna elettorale? Ma per me non è che esiste una campagna elettorale, io lavoro tutti i giorni come ho fatto, continuo a fare e come sempre farò e come fa la Lega, non è che esiste una campagna elettorale, esistono i cittadini prima di tutto cercare di fare delle politiche per risolvere i problemi dei bolognesi, dei reggiani, dei ravennati e di tutti gli emiliano romagnoli. Su piano più ampio, insomma uscendo dalla regione Emilia Romagna, cosa pensa di questo governo Salvini 5 Stelle, cosa deve fare Salvini, lei lo sostiene ovviamente? Ma sicuramente noi abbiamo deciso di fare un contratto di governo che ci ha fatto fare tante cose, un contratto di governo che dentro ha dei punti che devono essere rispettati perché altrimenti non avrebbe senso il continuare ad andare avanti, e fra questi sicuro c'è la flat tax, sicuro c'è lo sblocco di opere, tante si sono sbloccate, alcune, faccio un esempio, stando nella nostra regione sull'Emilia Romagna, il passante di mezzo era meglio mettersi, sedersi e ragionare sul passante sud, perché su Bologna c'è un problema che colpisce tutta l'Italia, essendo sulla tangenziale dell'autostrada ovviamente centrale, svincolo di tutto il paese e soprattutto la nostra regione, questo penso che lo sappia chiunque nella nostra regione quando si trova a passare per Bologna, non solamente i bolognesi, per cui aprire una discussione che noi faremo sulla questione passante sud è fondamentale.